Di Teramo e ci troviamo presso il salumificio Fratelli Costantini, un salumificio importante dal 1950, terza generazione, iniziò nonno Luciano Costantini, qui accanto a me uno dei titolari dei Fratelli Costantini, appunto dell'azienda, del salumificio, appunto il nipote Luciano Costantini, si ripete anche il nome. Signor Costantini, insomma un'azienda che ormai vive, come dicevamo, dal 1950, che punta sulla qualità. Parliamo della qualità appunto di questo prodotto. Noi puntiamo sulla qualità a 360 gradi, infatti selezioniamo solo suini italiani provenienti dalle regioni dall'Abruzzo, dalle Marche e dall'Emilia e anche dall'Umbria. Li andiamo a selezionare noi questi maiali, dopodiché vengono portati in laboratorio, vengono ovviamente vengono lavorati e selezionati ad uno, quindi praticamente vediamo, controlliamo la qualità sia all'inizio dell'allevamento, dove sappiamo cosa mangiano, dove vivono, tutto ciò che fanno, e dall'altra parte li selezioniamo noi nel macello per ottenere la miglior qualità possibile. Hanno un sapore e una consistenza diversi dai maiali da macelleria, perché questo è un maiale prettamente da salumeria. Quindi noi infatti la nostra produzione è improntata su salumi, su prosciutti, su insaccati, quindi tutte carni praticamente che devono avere, non rilasciano tanta acqua, quindi puntiamo su questo tipo di qualità. Interessante, parliamo di distribuzione, dove possiamo trovare i prodotti dei Fratelli Costantini? Semplice, i nostri prodotti li trovate nei migliori banchi salumi dei supermercati e nelle macellerie e botteghe anche, sì. Specializzate. Sì. Quali sono le regioni? Abruzzo, Marche, Lazio. E Lazio, sì. Principalmente queste. Basta chiedere salumi costanti. Ma c'è un prodotto qui accanto a noi, io non posso far finta di niente, eccolo qua, il signor prosciutto, elegante, maestoso, come l'avete chiamato? L'abbiamo chiamato il Conte di Torano. E allora a questo punto andiamo nel prosciuttificio e andiamo a vedere come nasce e come viene ovviamente lavorato. Allora, siamo ovviamente con tanto di camice, di cappellino, caro Luciano, io mi permetto di darti anche del tu perché ormai stiamo entrando proprio in un ambiente familiare, bravissimo. Siamo nell'ultima fase del prosciutto e ovviamente c'è un percorso che il prosciutto deve fare per arrivare poi ad essere il vostro famoso prosciutto Costantini di Torano. Allora, quali sono i prodotti che voi vendete di prosciutto? Abbiamo tre tipi di prosciutto, il prosciutto di Torano che è un prosciutto stagionato 15 mesi, poi abbiamo fatto un gran riserva, stagionato un 18 mesi con delle cosce più selezionate, e abbiamo fatto l'ultimo nato, è il Conte di Torano che praticamente è una stagionatura di 24 mesi e solo pochissime cosce selezionate possono diventare Conte di Torano. Edition. Sì, sì. Parliamo di microclima, che è importante. Sì, noi adesso siamo praticamente, come dicevo prima, alla fase finale, c'è un microclima da non sottovalutare. Sì, da questo punto di vista noi siamo molto avvantaggiati perché abbiamo il Gran Sasso a 20 km e il mare alla stessa distanza. Quindi usufruiamo dei vantaggi che il microclima ci dà, praticamente sia dell'area del mare che l'area della montagna, fresca della montagna. E quindi una stagionatura interessante. Allora, c'è però un responsabile per quanto riguarda il prosciuttificio. Allora, andiamo a conoscerlo e lui si chiama? Costantino Leandro. Andiamo. È stato presentato il responsabile del prosciuttificio, Leandro Costantini, che è qui al lavoro. Leandro, ben trovato. Allora, stavi facendo? Praticamente stavo sentendo il profumo del prosciutto del Conte di Torano, che praticamente con questo osso di cavallo, sì, che praticamente è un osso particolare che mantiene il profumo del prosciutto, per capire insomma a che punto del suo percorso si trova. Sì, questo diciamo, è il Conte di Torano ed è il prosciutto che in qualche modo ha meritato di prendere questa questo nome.
Quanto manca affinché questo, per esempio, questo prosciutto possa andare in vendita? Questo è già pronto, praticamente già segnata la data di produzione. Sì. E già timbrato e manca soltanto la cravatta con la nostra etichetta. Quanto lavoro dietro a tutto quello che vediamo? Il prosciutto, diciamo che più che altro ha bisogno di tanto controllo e tanta passione. Perfetto, Leandro. Allora, a questo punto noi andiamo a vedere cosa succede nel laboratorio. Andiamo. Stiamo insaccando il salame di Torano, che come vedete è tutto fatto a mano praticamente e senza additivi chimici, quindi sale, pepe e aromi naturali. Dopo questo giro per capire l'azienda dei fratelli Costantini, ovviamente non potevamo non fare tappa allo spaccio aziendale. Ci troviamo ovviamente vicino alla produzione, siamo a Torano in provincia di Teramo, questo spaccio aziendale finalmente senza camice, sì. Caro Luciano, per raccontare che cosa viene venduto qui all'interno dello spaccio. Allora, qui vendiamo praticamente tutti i prodotti che vengono lavorati nel laboratorio, quindi dai vari tagli di carne, costata, lombo, bistecca e tutto il resto, a tutta la linea dei salumi che confezionati. Praticamente a costi molto bassi, quindi praticamente molto convenienti per chi vuole venirci a trovare. Luciano, grazie per questo percorso, davvero grazie tanto, mi hai insegnato tantissime cose. Grazie. Quando andate al banco salumi, in qualsiasi posto, chiedete salumi Costantini.